Grazie a tutti e tre. Adesso, in attesa della sentenza, Michele Buoninconti, parola a Cristina. In attesa parliamo di una storia d'amore bella e tragica come quella tra Dalida e Luigi Tenco. E qui abbiamo Cristiano Malgioglio. Ciao, benvenuto Cristina, Cristiano. Buongiorno. Che è particolarmente informato. Perché tu, Cristiano, sai così Ma tanto? Ma sono su informato perché io sono molto vicino al fratello Orlando e sono molto felice di raccontare la vera storia d'amore tra Dalida e Tenco, perché io ho visto in qualche talk show, ma più di uno, alcuni giornalisti che hanno detto delle cose completamente stupide e a volte non veritiere. E io mi sono informato tramite Orlando e mi ha raccontato che la storia di Dalida e Luigi Tenco era una bellissima storia d'amore, un amore puro e non un romanzo popolare così con delle sfumature completamente diverse di come sono state dette. C'è stato un innamoramento pazzesco tra loro due. Aspetta, non anticipare, perché insomma, Dalida in Francia è una star tuttora molto conosciuta, enorme, amata. In Italia forse è un pochino più dimenticata. Ma sai qual è la tristezza di tutto questo? Che si deve ricordare di Dalida con Luigi Tenco, quando invece Dalida ha portato la nostra canzone italiana in allora giro per il mondo. Partiamo proprio dalle canzoni di Dalida. Meraviglia. In questo servizio di Marina Aviro. Una grandissima star, amata e osannata. Ha venduto oltre 170 milioni di dischi. Yolanda Gigliotti, in arte Dalida, nasce in una famiglia italiana, immigrata in Egitto. È il 1953 quando si presenta al concorso di Miss Egitto e lo vince. Ma è a Parigi che inizia la sua carriera di cantante e grazie ad una voce carica di intensità e di sfumature registra il suo primo 45 giri e arriva il successo, un immenso successo. La sua prima volta in Italia arriva al Musichiere e anche da noi un successo immediato, ma l'amore incondizionato e giustificato dei francesi per Dalida è imparagonabile a quello degli italiani. Se vuoi correre nel vento bravo, tournée in tutto il mondo, premi e riconoscimenti, ma poi né l'oro né il platino dei suoi premi riusciranno a schiacciare quel dolore che mai la lascerà e che filtrerà costantemente tra le pieghe del suo glamour indiscusso. E sì, perché poi la storia la conosciamo tutti. Quella di Sanremo del 1967, la tragica morte di Luigi Tenco. Da quel giorno non sarà più la stessa, ma poi si rialza e ricomincia. Nella primavera del 1968 riparte in tournée e in Italia vince Canzonissima e ancora premi e riconoscimenti. Ma anche se la sua carriera è sempre più trionfale, quel male di vivere ormai non la lascia un istante. Era il 3 maggio del 1987 quando Dalida decide di spegnere la luce e di lasciarci. Ma il suo mito brilla ancora e di sicuro brillerà per sempre. Allora Cristiano, ripartiamo da lì, dagli amori che poi hanno condizionato la vita di Dalida. Lei ha avuto un marito, no? Sì, lei ha avuto un marito che naturalmente è quello che poi l'ha lanciata in scala mondiale. Ma io penso che era direttore di una radio francese. Sì, la radio, sì, francese, Maurizio. Ma io penso che anche se lei non avesse avuto questa storia con questo uomo, sarebbe diventata lo stesso Dalida. Anche se, ti faccio un esempio, se Sofia Loren non avesse incontrato Carlo Ponti, sarebbe stata lo stesso Sofia Loren. Perché queste donne sono delle donne forti, delle donne con un talento incredibile, poi magari ci avrebbero impiegato molto di più, però hanno questo spessore artistico che è immenso. Senza, io sa qual è il mio grande dolore? Che io ho avuto la possibilità di poter lavorare con Dalida e purtroppo poi per altre cose non ci sono riuscito. Mi dispiace molto tutto questo. Ma raccontami questo. La storia dell'amore. Ma con l'amore Luigi loro Tenco. Due cioè, si sono incontrate. Un colpo di fulmine. L'abbiamo visto noi nella prima apparizione, sì. Lei era la star del programma e lui era venuto lì per promuovere magari il suo disco, ma
prima c'è stato un ciao, un buonasera, penso e basta. Poi invece l'amore grande scatta quando Tengo va a Parigi, che incontra Dalida, e lei non appena l'ha visto è impazzita. Il fratello, insieme a Rosina, che era la cugina di Dalida, e naturalmente anche la sua segretaria, dice, ha detto a Orlando, guarda, non ho mai visto mai Dalida con questo sguardo così, è impazzita per questo ragazzo. Ed è lì è nata questa grande storia d'amore, una storia d'amore che loro hanno tenuto nascosta. Perché, Cristiano? Non volevano farlo sapere, perché Luigi era un uomo molto, molto, come si dice, non voleva far parlare di questa storia con questa grande diva, aveva perché il terrore anche. Che, ma avevano da nascondere, perché lui magari voleva farlo sapere subito dopo Sanremo. Tant'è vero, Cristina, che era successa una cosa molto particolare. Il fratello era andato in hotel verso le 8 del mattino e c'era Dalida con Luigi Tenco e c'era una bottiglia di champagne stappata. E il fratello dice, ma scusa, ma come mai? Ma voi fate la colazione con lo champagne? No, dice, ti dobbiamo dare una grande notizia. Noi ad aprile ci sposeremo e già avevano anche fissato la data. Poi, quindi quel giorno lì, il 27 gennaio del 67, era un giorno speciale. Allora vediamo, intanto sai che stasera va in onda su Rai 1. Bellissima, da non perdere, Cristina. Dalida, allora vediamo una piccola anticipazione che riguarda proprio quel giorno. E voi? Contenti? Bella buffonata, Luigi. No? Luigi. Lasciami stare. Yolanda, per favore. Bruno. Non far capire agli altri che state insieme. Vai, toccati adesso. Dai. Bruno, non ce la fai. Per tutto bene, vai. Canta. Canta, vai. Questo è il film che vedremo stasera su Rai 1 dopo le 21, da non perdere, che è veramente una bellissima storia d'amore. Io penso che se fosse in vita Shakespeare avrebbe preferito scrivere la storia di Tengo e Dalida. Ma ripartiamo da lì, da quel Sanremo, da quel momento. Dalida era sconvolta, non voleva cantare, il fratello gli dice no, vai, canta, sennò tutti capirebbero che, che tu stai con lui. Certo. Che cosa successe? Beh, poi successe quella che sera? Dalida aveva avuto un invito dal presidente della RCA ed era andata a cena, aveva detto a Luigi di accompagnarla, dice no, dice io vado, io voglio lui andare subito in casa. Lui era arrabbiatissimo e lei purtroppo aveva questa cena e non poteva mancare. Ma c'è da dire anche una cosa molto importante, Cristina, a volte si raccontano delle cose che sono veramente, è molto difficile raccontare questa storia. Ricordiamo che quella sera c'era il suo ex marito a cena in un tavolino vicino dove cenava naturalmente Dalida. Perché lui andava ogni anno a Sanremo, perché lui, essendo un grande produttore, prendeva le canzoni più belle, ma lui per anni ha fatto tutto questo, e poi naturalmente queste canzoni, le più belle, le faceva incidere alle grandi star. E lui quella sera era lì vicino a Dalida. Cioè, a volte si raccontano delle storie che bisogna stare molto attenti. Però non erano più insieme. No, erano insieme, lei era in un tavolo e il suo ex marito era in un altro tavolo. Però si raccontano delle storie che bisogna stare molto attenti. Io so che stanno partendo delle grandi querele da parte dei figli di Maurice, e queste sono delle storie molto delicate quando si parla. Ma quello che mi sconvolge di più, e io sono molto contento che tu mi hai dato questa possibilità di raccontare Dalida oggi, che ho sentito dire che Dalida ha portato con sé tre mariti morti, e cioè dire, come se questa donna portasse sfortuna. Lei non ha avuto tre mariti, ma ha avuto soltanto un marito, il quale non stava più con lei da quasi 7 anni. Beh, ragazzi, dovete sapere che di sfortune non si deve neanche parlare, non siamo nel Medioevo, nessuno porta sfortuna, perché ci sono tante persone che si sono uccise per questo e tante persone che fanno questo lavoro che non lavorano più, e questa è una cosa molto
grave, molto grave. Cristina, io mi sento di dire tutto questo perché io sono molto focoso in tutta questa situazione. Ma fai bene, perché sono giusto, perché una porta sporca è orribile, ma soltanto da noi qua in Italia succedono tutte queste cose. Quando Dalida, quando Dalida stava con Tenco, non aveva nessuna relazione con Maurice. Si erano divisi, penso, 6 anni che non stavano insieme. Il secondo marito, quando si è ucciso, non stava più con Dalida da 3 anni, eccetera. Perciò, ragazze, per favore, non dobbiamo alimentare queste storie che sono orribili. Guarda la fine che ha fatto, per esempio, la nostra povera Mia Martini. Purtroppo, anche Dalida, dal momento in cui lui è morto quella sera dopo quel festival di Sanremo, lei ha sofferto da morire, tant'è vero che lei, non appena arrivata in questo ristorante, ha chiamato subito l'hotel al portiere, dice: senti, è arrivato Tenco? Dice: sì, è in camera. Lei era molto tranquilla, ha bevuto soltanto un Brodino, ha parlato naturalmente con i suoi discografici e poi è andata direttamente in hotel. Poi è successo, prima era successo questa cosa di Tenco e hanno visto tutto questo, questa cosa terribile che è successa. E questa poverina ha vissuto con un dolore enorme e dopo si è messa a tentare il suicidio. Ma dimmi se questa donna non era innamorata e non poteva fare una cosa del genere, Cristina? Grazie Cristiano di averci raccontato qualcosa di più dell'amore e del dramma che c'è dietro la storia di Dalida, che questa sera potrete vedere su Rai 1. Grazie.